I musei del Bargello sono particolarmente grati alla Fondazione Il Bargello Onlus per il sostegno fattivo dato in questi ultimi 4 anni. In particolare nella Sala degli Avori hanno sostenuto il primo progetto di fattibilità di riallestimento nel 2015 e tra il 2015 e il 2016 hanno sostenuto le spese di restauro di tutte le pitture murali della Sala degli Avori. La raccolta di avori oggi al Bargello è tra le più prestigiose al mondo, sia per quantità, con oltre 240 esemplari che vanno dall'epoca romana all'età barocca e oltre, sia per lo straordinario livello artistico. E la maggior parte proviene dalle collezioni di Louis Carrin, un mercante d'arte francese morto a Firenze nel 1888, che volle destinare proprio al Bargello tutto il suo patrimonio artistico. L'avorio è tra i materiali più delicati perché è molto sensibile alla luce e anche alle variazioni di temperatura e umidità. Queste nuove vetrine assicurano ai nostri avori una corretta conservazione e inoltre consentono di valorizzarli al massimo, assicurando anche una fruibilità, nuova. Proprio per apparati didascalici come le didascalie in italiano e in inglese e dispositivi aggiornati agli attuali sistemi di comunicazione. Le collezioni degli avori incarnano lo stesso spirito del Museo del Bargello. Progettarne l'allestimento significava lavorare su due temi diversi e complessi. In primo luogo, quello della sicurezza e della conservazione per i preziosi oggetti esposti, in qualche modo dotandoli di teche che fossero capaci di assorbire e compensare l'umidità relativa dell'ambiente e poi di proteggere gli oggetti preziosissimi attraverso i requisiti di conservazione, quindi facilità di apertura, tenuta all'aria e alla polvere. E poi dopo valorizzarne la loro natura di opere d'arte, di oggetti di storia, di documenti. Quindi costruendo degli allestimenti in cui questi oggetti preziosi potessero parlare nella loro individualità, ma anche in un assetto corale, fatto di relazioni non soltanto con le teche e il loro intorno, ma con l'intero, spazio della sala. La Fondazione Il Bargello ed io personalmente siamo particolarmente felici per i risultati che il museo sta ottenendo e il risultato del lavoro del museo utilizzando anche questi fondi si vede chiaramente in tutte queste sale.